Con Serena Sinigaglia, direttrice artistica della seconda edizione di Imagine, Carcano in Villa, Festival delle Connessioni Umane. A Milano dal 27 agosto al 1 settembre 2024, ben trovata. Grazie. Raccontiamo cos'è questo festival. Questo festival rappresenta la volontà di portare il teatro dentro la città, i nostri cittadini, in spazi vissuti normalmente in maniera diversa e di farlo fino in fondo, quindi a partire dall'ingresso gratuito sia agli spettacoli serali che ai numerosi laboratori e attività collaterali che poi nella nostra visione non sono tanto collaterali, sono invece principali, perché crediamo che il teatro oggi non sia fatto solo dello spettacolo serale, ma proprio di questa capacità di innervarsi all'interno del tessuto sociale e di svolgere la propria funzione di benessere accanto all'istruzione e alla medicina. Quindi è un festival, per questo anche delle connessioni umane, perché propone attività per gli adolescenti, attività per gli over 60, attività per i diversamente abili, si linka alle realtà già vive dei quartieri dove sono site le ville, c'è una passeggiata sonora al Giardino dei Giusti del Montestella. Quindi insomma mi piace sottolineare tutte le attività che rendono la presenza teatrale un po' trasversale. E poi chiaramente c'è lo spettacolo alla sera preceduto da un DJ set importante con cui puoi fare un aperitivo e gustare musiche in attesa dello spettacolo. A proposito degli spettacoli, quanti sono quelli in programma? Gli spettacoli sono 5, da martedì 27 agosto, sabato 31 agosto, perché domenica è prevista la balera, sono previste attività di gioco e di svago per tutti. Secondo, come ti dicevo, apriamo con Lella Costa che ci presenta una sua visione del Pinocchio dal punto di vista della fata. Lella non poteva che parlarci della fata e di quanto sia fondamentale nella vita. Poi, 28 agosto, abbiamo Giulio Scarpati che ci presenta un monologo, un reading tratto da un meraviglioso libro di Kundera, Edward Elio. Giovedì 29 agosto abbiamo un reading internazionale che coinvolge attori stranieri, attori italiani anche di una certa importanza, c'è la Federica Fracassi, c'è Maddalena Crippa, c'è Della Costa naturalmente, accanto ad attori stranieri che leggono pagine di diario di un drammaturgo che vive tuttora in Palestina, a Gaza, e che racconta i suoi giorni all'interno dell'assedio Gaza ora. Messaggi da un caro amico. Poi venerdì 30 agosto abbiamo invece, anche per un pubblico giovanissimo, Fetta Rappa, che ci presenta Un'ora di insopportabile supplenza, che parla di come fa Fetta Rappa, della sua fatica di stare a scuola e di come se l'è cavata, di come dobbiamo leggere la rivoluzione francese all'incontrario. E sabato 31 agosto abbiamo La Grande Danza con Alessio Maria Romano, che ricordiamo è nastro d'argento alla Biennale di Venezia, che presenta un suo lavoro, Principia, Ama il lavoro. E poi in realtà la domenica ce l'abbiamo lo spettacolo, anziché spettacolo, è Adriano Olivetti, che è la seconda parte di un lavoro che Laura Curino ha dedicato alla figura degli imprenditori Olivetti. È partita da Camillo Olivetti, che abbiamo presentato l'anno scorso alla prima edizione del festival, per arrivare quest'anno ci presenta insieme a Lucilla Giannoni Adriano Olivetti, ovvero il figlio, colui che ha continuato su questa idea di umanesimo imprenditoriale che il padre così bene incarnò, e lo ha però traghettato in quella che poi è la società nostra più contemporanea, quindi quotandolo in borsa e occupandosi dell'elettronica. Però è un modo per raccontare come la grande imprenditoria può porsi obiettivi di natura etica importante e decisivi. Ti chiedo i luoghi del festival. La passeggiata urbana dedicata, che si fa all'interno di una porzione naturalmente del Montestella, perché il Montestella è molto grande. Questa camminata sonora a cura dell'associazione In Luogo, bisogna prenotarsi per accedere, accade giovedì 29, venerdì 30 alle ore 19, invece sabato 31 per chi preferisce alle ore 10, ed è una passeggiata sonora all'interno del Parco Montestella e in particolare del Giardino dei Giusti, che per chi non lo conoscesse è una storia da conoscere, soprattutto in questo periodo di guerre e di orrori, almeno
c'è della luce in quel luogo. Poi abbiamo Villa Pizzone, a Villa Pizzone gli spettacoli saranno gli ultimi tre giorni, quindi il 30 e il 31 e l'1, e poi abbiamo la Villa Scheibler per l'inaugurazione, quindi 27, 28 agosto e 29 agosto. Seconda edizione di Imagine, Carcano in Villa, Festival delle Connessioni Umane a Milano, dal 27 agosto al 1 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Serena Sinigaglia. A presto! Grazie, grazie, a presto, a presto.